culture, le etnie che si incontrano, San Benedetto il Moro e Santa Rosalia, entrambi protettori della città, i colori e la gente di Ballarò, lo storico mercato, rivivono nel lavoro di un giovane artista palermitano, Mauro Di Girolamo. Il dipinto, esposto nell'androne del Palazzo Antico in Via delle Pergole, è meta degli abitanti del quartiere che giocano a riconoscersi. Presente il quotidiano, il giorno, appunto, il dialogo tra le vere persone che vivono questo quartiere. Questo è un quadro che ho realizzato qua, in Via delle Pergole, appunto nel cuore di Ballarò, coinvolgendo le varie comunità, come la comunità ghanese, così come la comunità induista e come la comunità araba. In tanti hanno dato un contributo alla realizzazione dell'opera, costata diversi mesi di lavoro. Usman ha 23 anni, viene dalla Guinea-Bissau. My real name is Usman, but my Sicilian name is Mario Balotieri. La signora Esther Yeboah ha un piccolo negozio di artigianato, realizza abbigliamento con le stoffe provenienti dall'Africa, lei fra le ispiratrici del dipinto. Persone qui sono molto, diciamo che, come i nostri paesani. E chi nel quartiere c'è nato e ci ha sempre vissuto come Rosolino, rivendica con orgoglio il ruolo da modello per l'artista. Il mio mistero è questo di qua. Mi ha visto in mezzo alla strada e ho fatto questo modello. Il dipinto rimarrà esposto in un locale della zona, omaggio all'accoglienza.